Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e dunque oggi vi porto nella seconda puntata degli stadi del calcio. Quindi l'altra volta abbiamo parlato degli stadi della Juventus, oggi parleremo degli stadi del Real Madrid. Piccola premessa, come avevo detto l'altra volta, mentre per gli stadi della Juventus ho messo le prime vittorie appunto della Juventus come squadra di casa, in questo caso non metterò le prime vittorie in questi campi del Real Madrid, ma le partite che ha giocato con la Juventus in questi stadi, come avevo già detto l'altra volta, e farò così per i successivi video in avanti. Quindi farò un bel po' di video anche per squadre italiane, però mettendo le partite della Juventus in quegli stadi, anche perché quelle della Juventus ho delle statistiche riconducibili. Su quelle delle squadre estere soprattutto faccio un po' di fatica, ma ciò non toglie che vale la pena, secondo me, ampliare il discorso. Dunque, Real Madrid che nasce nel 1902 come Madrid Club de Football, e nel 1920 il re di Spagna decide di appellarsi, di aumentare il suo nome mettendo il nome Real davanti, quindi facendolo diventare ufficialmente Real Madrid, cambiando anche lo stemma, semplicemente mettendo la corona che tutti noi conosciamo sopra lo stemma dove c'era scritto solo Madrid Club de Football. E dunque il Real nasce in questa maniera, cresce ovviamente, porta a vincere una tonnellata di trofei, soprattutto a livello europeo, è la squadra con più trofei internazionali del mondo. E tutti noi conosciamo il Santiago Bernabéu, ma non ha giocato solo a Santiago Bernabéu, e infatti oggi vi racconterò di come ha iniziato a giocare al Madrid, dove ha iniziato a giocare, e poi ovviamente amplieremo molto il discorso su Santiago Bernabéu e poi vedremo il perché. Cominciamo. Il primo campo da gioco del Real Madrid è stato la Plaza de Toros di Goja. Plaza de Toros de Madrid, praticamente, cioè a Madrid. E lì in Madrid cominciò a giocare lì, un po' come fece la Juve cominciò a giocare in un parco, il Parco del Valentino. Quindi se all'inizio, agli albori del calcio, spesso si giocava in piazze, Piazza d'Armi mi viene in mente la Juve, ma anche e appunto in parchi. Quindi il Real ha iniziato la sua storia, il suo campo, il primo campo da gioco è stato appunto alla Plaza del Toros. Siccome ci ha giocato dal 902 al 912, non ci sono partite contro la Juventus, quindi assolutamente in realtà i primi stadi la Juventus ha cominciato a giocare la prima amichevole con Real Madrid nel 33, quindi ancora zero partite finora. Dal 912 al 923 si è invece spostato al Campo de O'Donnell. Il Campo de O'Donnell già è un vero e proprio stadio, nel senso che già è più ampio, è già più grande, è un vero e proprio impianto di gioco, non è uno stadio enorme, è proprio un campo paragonabile, tornando al discorso della Juve dell'altra volta, al campo di Corso Sebastopoli, insomma un campo comunque di gioco. E appunto, dicevo, si è trasferita lì dal 12 al 23. Ovviamente un passo in avanti, quindi una grandezza. Di una grandezza, diciamo, di impianto, una grandezza di spettatori possibili. Intanto il calcio cominciava a prendere bene anche in Spagna in maniera netta, netta, con una buona risposta di pubblico. Tant'è, anche qui ovviamente nessuna partita contro la Juve, tant'è che dal 23 fino al 25, per una stagione alla fine, quindi fine del 23, tutta l'estate del 23, poi stagione 24-25, il Real si è trasferito al campo del Ciudad Lineal. C'è rimasto poco perché, qui cominciamo ad alzare la posta, nel 1925 il Real si trasferisce allo stadio de Chamartin. Lo stadio de Chamartin era nello stesso posto di dove adesso è il Real Madrid, cioè nella stessa zona. Uno stadio grande, uno stadio vero e proprio, uno stadio dove il Real ha potuto ambire a qualcosa di più a livello di pubblico, a risposta di pubblico, proprio perché la grandezza era molto maggiore, non era enorme, perché lo stadio di Chamartin teneva 15.000 posti, ma già gli ha
permesso, in poche parole, di ampliare appunto la risposta. Ricordiamo che il Real è anche una grande polisportiva e quindi ha potuto giocare nello Stadio Chamartin anche il Real di Madrid. E praticamente lo stadio non solo fu chiuso nel 47, ma fu anche buttato giù proprio perché vicino ci costruirono il Santiago Bernabéu. Partite della Juve, in questo caso qua, una amichevole. Ho un po' faticato a trovarla, però l'abbiamo trovata. Nel 33 c'è stata un'amichevole Real Juve 1-0 con la rete di Raimundo Orsi. Quindi la Juve è andata a vincere al Chamartin in un'amichevole grazie alla rete appunto di Orsi. Lo stadio del Chamartin ha preso piede, nel senso che la gente cominciava a seguire sempre di più questa squadra, no? Perché comunque iniziava sempre di più a farsi largo il nome del Real Madrid. Quindi stava pian piano aumentando, tant'è che Santiago Bernabéu decide di costruire uno stadio nuovo più moderno per l'epoca. E fu così che nel 1945 il Real si trasferisce e passa dall'Estadio Chamartin al nuovo impianto che viene denominato Nuevo Estadio Chamartin. Stadio Chamartin che è preso praticamente, è il Santiago Bernabéu, ma inizialmente non si chiamava Santiago Bernabéu, si è chiamato in questa maniera qua. Qui non c'è mai stata partita della Juventus, ma comunque lo stadio, il nuovo stadio Chamartin, o Chamartin, viene ancora la pronuncia, non l'ho capita benissimo, comunque sicuramente se potete correggermi, il nuovo stadio Chamartin. Ha subito fatto capire che il Real Madrid stava facendo il salto di qualità per l'epoca, perché oggettivamente era uno stadio molto più moderno rispetto a quelli di oggi. Nel 55 il Real Madrid, ovviamente sapete tutti che il Real Madrid non è una squadra con un presidente, ma è una squadra che ha tanti proprietari, con una votazione decise di cambiare il nome all'impianto e divenne a questo punto Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu lo conosciamo tutti, e è uno stadio meraviglioso. La fabbrica dei sogni, come dicono in Spagna. Uno stadio enorme perché tiene 81.000 posti e che Real Madrid, tra l'altro, è in procinto di voler cambiare per poter ampliare e poter migliorarlo. Già c'è il progetto per creare il nuovo Santiago Bernabéu. Insomma, veramente qui è stata fatta la storia del calcio. È stata fatta la storia del calcio perché ci sono stati diversi incontri di rilievo. Ci sono state diverse partite del Mondiale dell'82, Germania Ovest, Inghilterra, Germania Ovest, Spagna 2-1, Spagna Inghilterra, ma soprattutto la finalissima Italia-Germania Ovest, che per chi ha qualche anno più di me se la ricorderà senz'altro. Quindi sicuramente uno stadio che ha visto una finale del Mondiale. Uno stadio che ha visto partite delle italiane, tante finali di Coppa e Campioni, tra le straniere Nottingham Forest Amburgo, ma attenzione perché c'è giocato tre italiani una finale di Champions a Bernabéu di Madrid, l'Inter per ultima contro il Bayern Monaco nel 2010, il Milan con l'Ajax nel 69, ma attenzione c'è giocato anche la Fiorentina contro proprio il Real Madrid di Puskas, di Stefano e Gento nel 57. Ci sono state due finali di Coppa UEFA, tra Real Madrid Videoton e Real Madrid Colonia. Una finale di Coppa Intercontinentale, lo spareggio Inter-Independiente e soprattutto l'unico stadio d'Europa che ha visto una finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, come ricorderete, giocato in gara neutra al Bernabéu per casini che erano venuti fuori giù in Argentina. Anche la Juve ha una bella fetta di storia al Santiago Bernabéu e quindi adesso andiamo a leggere i risultati. Piccola curiosità, il Bernabéu è lo stadio di un top club europeo
situato più in alto come altitudine, infatti è 700 metri sopra il livello del mare ed è uno degli stadi più alti per quanto riguarda appunto l'Europa. Ma veniamo dunque, ovviamente parliamo di top club, eh? E veniamo invece adesso alle partite della Juventus al Santiago Bernabéu, le vittorie della Juventus, non tutte le partite, le vittorie, quelle statisticamente riconosciute come appunto vittorie, quindi non omesso sconfitte o pareggi, anche se poi abbiamo passato il turno, quindi non sarà messa l'1-1 del 96 o il 2-1 per il Real nel 2003, ho messo solo le vittorie, proprio letteralmente. Bene, la Juve è la squadra italiana che ha vinto di più al Bernabéu, ha vinto ben 4 volte, 4 volte al Bernabéu. Nessuna squadra italiana ha vinto tutte queste volte lì. La prima volta è stata nel 62 con la partita di ritorno di Coppa dei Campioni. La Juve ha perso l'andata a Torino, serviva una vittoria, non c'erano le partite, non c'erano l'andata e ritorno, non c'era il fattore del gol in trasferta, quindi bastava una vittoria con un gol di scarto e la Juventus ce la fa. Batte il Real Madrid, uno dei Real Madrid più forti della storia, perché veniva, non aveva vinto la Coppa dei Campioni quell'anno, ma l'aveva vinta 2 anni prima, un Real Madrid che aveva ancora gente come Gento in squadra e vince 1-0 grazie al gol di Sivori. Questo 1-0 permette alla Juve di andare a giocarsi lo spareggio. Purtroppo lo spareggio va male, la Juve perde al Parco dei Principi con Real Madrid e viene eliminata da quella competizione. Diciamo in maniera un po' discussa, per chi ha vissuto l'epoca sa che quella partita non fu proprio pulita pulita, mettiamola così. Però grande impresa della Juve che allora diventò la prima squadra italiana a vincere al Santiago Bernabéu contro Real Madrid. E da lì poi partì una bella serie di vittorie comunque al Bernabéu, perché comunque, ripeto, 4 vittorie al Bernabéu non sono assolutamente facili. Secondo coppa ufficiale, anche se non è un ufficiale UEFA, nel 65, o meglio nel 63, la Juventus comprò Luis del Sol da Real Madrid. Le due squadre si misero d'accordo per creare praticamente un trofeo. Allora andarono molto di moda le coppe dell'amicizia. Andate a cercare, c'era la coppa dell'amicizia italo-francese, la coppa dell'amicizia italo-svizzera. Real Madrid, spinto anche dalla Liga, cioè dalla Federazione Spagnola di Calcio, e la Juve, spinta dalla FIGC, creò una doppia sfida data e ritorno chiamata Trofeo Amistad, che non è altro che la coppa dell'amicizia italo-spagnola. Meccanismo semplice, le due squadre erano appunto amiche e dovevano affrontarsi in partite d'andata e di ritorno. Curiosamente durò 2 anni, perché durò dal 63 fino al 65. Giocarono due partite, una nel 63 e una nel 65. Nel 63 si giocò a Torino e il Real Madrid vinse 3-1. Nel 65 la Juve, ovviamente, impresa difficilissima andare a vincere a Madrid, ma vinse incredibilmente 2-0 e poi vinse anche i rigori, il trofeo, vincendolo per 5-4. Le reti furono segnate da Traspedini e da Costa. La Juventus vinse dunque questo trofeo, unico caso di questo trofeo, unico trofeo Amistad tra i, diciamo, italo-spagnola, l'unica coppa d'amicizia italo-spagnola. E la Juventus appunto ha messo in bacheca quella coppa battendo appunto Real al Bernabéu con una squadra, possiamo dirlo, non eravamo proprio una Juventus formidabile, fu secondo me una bellissima impresa. Veniamo da qui passano molti anni prima che la Juventus non solo vincesse ma giocasse a Bernabéu, perché non era così facile che capitasse Juventus-Real Madrid o Real Madrid-Juventus, anche perché allora le regole della Coppa dei Campioni erano chiare, dovevi giocare per forza da campione d'Italia, da campione di Spagna, e nelle altre coppe non si è mai visto tante partite tra Juve e Real Madrid. Ci fu una partita nell'86 dove la Juventus venne eliminata dalla Coppa dei Campioni, ci fu una Coppa dei Campioni, la Champions League, quella che vinse la Juve, dove Del Piero e Padovano ribaltarono la partita dell'andata e vinsi e vincemmo poi quella Champions, ma passammo il turno. Ci fu un'altra bellissima partita al Bernabéu dove passammo il turno col gol di Trezeguet al Bernabéu, che non bastò perché perdemmo 2-1, ma poi vincemmo 3-1 a Torino nel 2003. Facemmo fuori ancora nel 2004 Real Madrid con il gol di Zalageta, che tutti ricordiamo, dopo aver perso 1-0 a Madrid. E arriviamo al 2008, fase a gironi. La Juve di Ranieri non era messa benissimo in campionato. In Champions League eravamo messi bene, perché all'andata con Real Madrid avevamo vinto 2-1 e quindi
Diciamo che eravamo messi molto bene nel girone, ma incredibilmente la Juve fa quella cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato in quell'ambito lì, cioè va a vincere 2-0 a Madrid col gol, la doppietta di Del Piero. La ricordiamo tutti, 2-0, doppietta di Del Piero. Forse uno dei momenti più alti della carriera di Del Piero, senza nulla togliere al resto, ma fece una partita strepitosa, sfiorò più volte il terzo. Ci fu la standing ovation quando uscì, la standing ovation che il Bernabéu regala soltanto ai più grandi della storia. Quella sera la regalò ad Alessandro Del Piero. Due gol, il primo bellissimo su azione, il secondo una punizione alla Del Piero, vorrei dire. Ma fu proprio una Juve strepitosa in tutta la partita. Poi Del Piero fu pazzesco perché, ripeto, sfiorò più volte anche il terzo gol. Ma fu proprio una partita meravigliosa da parte della Juve ed era un Real Madrid molto forte, quindi la Juve fece l'impresa e poi passò anche quel turno lì, poi venne eliminata dal Chelsea, ma intanto quella partita ce la ricordiamo ancora oggi con quella maglia d'oro, colorata d'oro, che ci ricordiamo tutti, insomma, tutti quella sera, insomma, chi ha vissuto quella sera se la ricorda chiunque. L'ultima vittoria della Juventus e anche l'ultimo confronto tra Real e Juve è stato l'1-3 di 2 anni fa, 2018. Il Real vince 3-0 a Torino. Noi serve un'impresa titanica per passare il turno. Un'impresa titanica che sarebbe anche venuta fuori se non fosse stato per il calcio di rigore al 93esimo, poi realizzato da Ronaldo. Dopo che durante la partita ci furono i due gol di Mandzukic e il gol di Matuidi. Il gol di Matuidi e di Mandzukic che ci avevano portato sul 3-0 e ci stavano facendo arrivare ai supplementari. Supplementari che secondo me con la Juve che aveva ancora due cambi potevano veramente far ben sperare perché poteva entrare Cuadrado, eccetera, e potevamo fare veramente molto bene. Quel calcio di rigore, mettiamolo dubbio, ci è costato un sogno che secondo me la Juve meritava di vivere fino in fondo quell'anno lì. Fu una vittoria statisticamente importante perché ci permise comunque di diventare la squadra con più vittorie al Bernabéu, ma la ricordiamo tutti amaramente per come è andata. Tra l'altro, per come sta arbitrando Oliver in giro per il mondo, non mi sembra di dire che Buffon avesse tanto torto quando ha detto che quest'arbitro avrebbe dovuto dedicarsi ad altro. Ecco, mettiamola così. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e non sarà l'unico. Vi preannuncio già il prossimo video che sarà Atalanta. Quindi Juve, Real, Atalanta. Il terzo episodio sarà sull'Atalanta. Penso che sarà molto interessante. Vi invito ovviamente a lasciare like, a condividere il video e soprattutto iscrivervi al canale. Il prossimo video dovrebbe essere la collezione sulle magliette, quindi che uscirà penso domani o dopo. Andrò avanti con queste rubriche per un po' di tempo, anche perché tanto siamo a casa, quindi porterò avanti molto volentieri queste due rubriche. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per i prossimi video.